Qui con noi mister Cappellazzo, buonasera. Buonasera. Allora, mister, una vittoria possiamo dire meritata, un primo tempo un po' equilibrato, fasi di studio, siete stati cinici, siete andati subito in vantaggio, poi con le due espulsioni le avete concretizzate al meglio. Sì, a differenza di altre gare dove quando si è rimasti comunque in superiorità numerica non eravamo riusciti, anche domenica scorsa comunque siamo riusciti a concretizzare la superiorità numerica e anche oggi siamo riusciti a farlo. Quindi vuol dire che la squadra è cresciuta almeno anche da questo punto di vista, oltre che dal punto di vista dell'intensità del gioco, del fatto di crederci, di essere più squadra rispetto anche al girone di andata. Treviso, prego. Qui con me anche mister Melis, il Barbigione Chris, buonasera mister. Per Buonasera. lei oggi giornata negativa per il risultato, per le due espulsioni, per la prestazione, d'accordo? Sì, d'accordissimo, è stata una brutta prova. Postiglioma ci ha creduto molto più di noi, ha vinto meritatamente. Poi, quando si resta in 9 dopo 5 minuti del secondo tempo, si complica tutto, tutto e abbiamo fatto fatica. E oggi è una giornata che forse può farci tornare coi piedi per terra e niente, negativa. Prego, Tenny. Ancora qui con mister Melis, cosa possiamo salvare di oggi in questa partita persa per... Sì, grazie, dicevo, siamo ancora qui con Melis, Barbigione Chris, cosa possiamo salvare di oggi in questa partita persa 3-1? Forse gol di Modanese a fine partita. Sì, troppo poco. Comunque oggi, ripeto, una giornata storta, il Postiglioma ha vinto meritatamente, noi bisogna rimboccarci le maniche già martedì e andiamo avanti per la nostra strada con un po' più di umiltà e niente, dai, incassiamo e ripartiamo a martedì. Le espulsioni cominciano a diventare un difetto? Beh, sicuramente sì, i miracoli non succedono sempre, giocare sempre in 9, una volta ci è andata bene, oggi l'abbiamo pagata cara. Cappellazzo, per lei oggi è la quarta vittoria di fila, 6 nelle ultime 7 gare, è un buon trend, siete la squadra forse più in forma del momento. Sì, come stavo dicendo prima, la squadra rispetto al girone d'andata è cresciuta, ci crede, ovviamente i risultati danno fiducia, danno morale, quindi l'entusiasmo nel calcio è tutto e stiamo portando avanti una buona serie di risultati, oltre che di prestazioni, perché comunque anche le prestazioni stanno portando al risultato, non è soltanto frutto di casualità. E adesso bisogna continuare a testa bassa perché l'obiettivo per la società rimane sempre arrivare il prima possibile ai 40 punti. Con la vittoria di oggi si è avvicinati ulteriormente e speriamo di continuare su questa strada. Ha un giocatore da indicare nelle file del Barbigione Pise? Beh, sicuramente Modenese, loro hanno molti giocatori di qualità, Bet, Modenese stesso, Conforti, altri elementi comunque sono di qualità e di categoria. E sicuramente avranno modo di continuare quello che hanno fatto finora, quindi di star lì tra le prime. Grazie mister, stessa domanda per Melis, un nome per le file del Postiglioma. Sicuramente i due ragazzi davanti, Manente e Zuliani, veramente due ragazzi del 93 molto interessanti, hanno fatto benissimo anche oggi. Grazie ai due mister, ripasso la linea a Treviso.